Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andata e Ritorno. E se trovi interessante il mio canale YouTube, iscriviti cliccando sulla campanella in basso. Cosa odiano i narcisisti e che cosa li fa arrabbiare? Sappiamo tutti che la cosa che maggiormente fa arrabbiare i narcisisti è l'essere ignorati e la classica strategia del no contact è l'ideale per mandarlo in bestia. Loro devono essere sempre al centro dell'attenzione e quindi non avere le luci puntate su se stessi li rende nervosi. Se vuoi uscire da questo cerchio che si sta stringendo troppo intorno a te, devi per forza dimostrargli che puoi vivere benissimo anche senza di lui, se non addirittura meglio. Più inizierai a piacerti e a occuparti dei tuoi bisogni, più lui si sentirà sminuito. I narcisisti odiano fallire o perdere, perciò cercheranno di fare tutto il possibile per tenerti legata a loro. Per il narcisista, essere abbandonati è inaccettabile, perché le persone per loro sono una sorta di proprietà e quindi l'allontanamento del partner è un attacco alla propria identità. Ricordatevi comunque che la tecnica del no contact è un must per i manipolatori come i narcisisti, quindi sappiate difendervi. Il narcisista perverso sa bene inoltre che la partner non lo lascerà del tutto, guarderà la sua pagina sui social, controllerà il suo stato di WhatsApp, si informerà presso terzi, insomma, gli invierà messaggi indiretti. Un freddo calcolatore e aspetta solo che voi vi tradiate con una semplice mossa sbagliata per ritornare a mettervi in difficoltà e a farti entrare nuovamente nella sua gabbia. Il narcisista vuole controllare tutto e tutti e la felicità altrui gli dà enormemente fastidio. Hanno un bisogno ossessivo di controllare gli altri a causa della loro paura dell'abbandono. Odiano le persone indipendenti affettivamente perché non riescono ad avere il controllo su di loro e ad isolarle. Per questo, trovarsi in un contesto che li considera uno dei tanti tende a destabilizzarlo, a farlo arrabbiare e indispettire. Il narcisista si arrabbia se deve ricevere consigli, perché normalmente è lui a darli agli altri. La cosa che più teme è proprio essere criticato e se lo fai ti attaccherà e ti ritorcerà tutto ciò che dici contro. In definitiva, il narcisista si può mettere in difficoltà semplicemente ripagandolo dalla stessa moneta se nei suoi confronti ti comporterai come lui si comporta con te e con gli altri, lo manderai dapprima in confusione, in cortocircuito, disorientandolo. In prima istanza lo renderai ancora meno sicuro, in seconda gli farai capire che non può avere solo lui il controllo su tutto e su tutti. La ragione per la quale sei diventata il bersaglio del suo odio è che i narcisisti vedono l'amore come una debolezza e di conseguenza lo respingono, ma allo stesso tempo è proprio l'amore che permette loro di trarre enormi quantità di approvvigionamento narcisistico. È per questo che sembrano odiarti, ma contemporaneamente non ti lasciano andare facilmente. Il narcisista ti vede come un essere debole e sottomesso, quindi, anche se di te non gli importa assolutamente nulla come persona, non vuole rinunciare ai benefici marginali che accompagnano l'impegnarsi in una relazione con te. Non ti lascia andare perché gli fornisci tutto ciò di cui ha bisogno per sopravvivere come narcisista. Pertanto è estremamente pericoloso mostrare la vostra vulnerabilità al narcisista, anche perché verrete detestati ancora di più quando mostrerete le vostre emozioni più umane e profonde. Un narcisista vuole che tu stia zitta e che torni la persona che eri prima di scoprire chi fosse lui realmente. Ecco perché, quando cerchi di fargli vedere tutto il male che ti stanno procurando, questo diventa assolutamente inutile ed è in questi momenti che vede il vero nucleo della personalità del narcisista ed è assolutamente agghiacciante. Tuttavia, nella tua mente, tu sei innamorata e ti senti profondamente legata a quella persona. E così cerchi di renderlo più umano,
credendo che lui pensi e provi le stesse cose che provi tu. È importante che tu accetti questo. Un narcisista non è affatto come te e nessun amore incondizionato cambierà tutto questo. Nel momento in cui ci ostiniamo nel credere che il narcisista sia come noi, creiamo una sorta di film nella nostra mente e scriviamo la sceneggiatura pensando che con abbastanza amore e compassione riusciamo finalmente ad accedere all'io ferito del narcisista. Questo non accadrà mai ed è importante accettare questa dolorosa verità. I narcisisti amano incolpare gli altri per i propri orribili comportamenti. Ricorda inoltre che un narcisista sa benissimo che se riesce a farti arrivare anche in minima parte un'idea della persona che ha finto di essere nella fase iniziale della relazione, tu farai tutto ciò che è in tuo potere per mantenere viva l'illusione che le cose possono tornare ad essere come prima, il tutto mentre continui inconsapevolmente ad essere il bersaglio del suo odio narcisistico. È in questo modo che i legami disfunzionali si rafforzano nel tempo. Se assecondi questo meccanismo, ti ritroverai come un viaggiatore nel deserto che crede di aver trovato l'oasi per poi scoprire di aver viaggiato nel mezzo del nulla, senza niente intorno a sé per sostenere la vita. Ricordatevi, il narcisista è il nulla. Non ostinatevi che pensando che con il vostro amore riuscirete a cambiarlo, riuscirete ad entrare verso dentro di lui. No, non succederà mai. Cercate di scappare il più lontano possibile, di preservare il vostro equilibrio psicofisico e di riprendervi in mano, perché dopo una relazione tossica è importante ricostruire i piccoli pezzetti di voi che sono stati distrutti. Se avete bisogno del mio aiuto dell'ipnosi per ricomporvi, contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutte e al prossimo video.